tra i disordini del metabolismo del ferro, alcuni dipendono dall'eccesso di epigidina. Anche questa è una nuova acquisizione, in quanto soltanto nel 2008 si è identificata una forma di anemia genetica congenita che assomiglia all'anemia sideropenica e che prende il nome di Iron Refractory Iron Deficiency Anemia, o IRIDA come dicono gli americani, IRIDA in italiano. Questa forma di anemia è un'anemia microcitica ipocromica che assomiglia in tutto e per tutto all'anemia sideropenica classica. Questi soggetti però, in genere sono bambini proprio perché è genetica, hanno, a differenza di quanto succede nella forma classica, un eccesso di produzione di epigidina. In questi soggetti inoltre la quantità di ferro che è rilasciata dal macrofago è nettamente ridotta, quindi si caratterizzano per una saturazione della transferrina estremamente ridotta e anche se vengono trattati con il ferro per via orale non rispondono praticamente al trattamento. Rispondono anche solo parzialmente al ferro per via parenterale, questo perché i preparati di ferro che utilizziamo per la terapia dei pazienti per via endovenosa praticamente vengono ad accumularsi nei macrofagi e in presenza di elevata epigidina non è possibile un rilascio normale dal macrofago. Quindi si tratta di un'anemia scarsamente responsiva alla terapia. Non è facile identificare i soggetti con IRIDA, bisogna ovviamente pensare a questa possibilità e fare dei test differenziali per escludere che non ci sia un difetto di assorbimento acquisito a livello intestinale. È possibile identificare le mutazioni che sono associate a questa patologia, che sono mutazioni in un gene che viene chiamato TEMPR o matriptasi 2, che è un inibitore di epigidina. Questi soggetti praticamente non hanno l'inibizione di epigidina che ci dovrebbe essere nei soggetti che hanno un'anemia sideropenica. D'altro canto, un eccesso di epigidina esiste anche in forme acquisite di anemie, in una forma di anemia che viene chiamata l'anemia dei disordini cronici o anemia dell'infiammazione. Questa forma d'anemia è presente in soggetti che presentano manifestazioni infiammatorie croniche e per l'eccesso di citochine l'epigidina risponde anche ad alcune citochine, soprattutto all'IL-6, si viene a produrre un'eccessiva quantità di epigidina. L'epigidina fa il suo lavoro, cioè blocca l'assorbimento di ferro e blocca il ferro che resta sequestrato nel macrofago. Quindi queste anemie si caratterizzano per un deficit di ferro a livello del midollo, ma un eccesso di ferro a livello di alcuni compartimenti, come ad esempio a livello macrofagico, e sono poco responsive al ferro. Vengono considerate un esempio di maldistribuzione del ferro dovuta all'eccesso di epigidina. L'anemia sideropenica è la forma di anemia più diffusa al mondo, è l'anemia in cui il ferro viene a mancare in maniera importante nell'organismo. Diciamo che in genere è preceduta da una condizione che prende il nome di sideropenia. Nei paesi occidentali l'anemia sideropenica è frequente spesso non per ragioni patologiche ma soltanto perché si manifesta in soggetti che hanno un aumentato fabbisogno di ferro, come ad esempio i bambini o le donne durante la vita fertile perché hanno un bilancio di ferro negativo, oppure durante la gravidanza, soprattutto durante il terzo trimestre. Queste sono condizioni, diciamo, fisiologiche in cui viene a mancare il ferro, perché la quantità di ferro che noi assorbiamo non è quasi mai sufficiente in queste condizioni a venire incontro alle necessità di un organismo che cresce, oppure alla donna in gravidanza, o a compensare le perdite mestruali. Le forme patologiche di sideropenia si possono avere invece per carenze dietetiche, ma questo è piuttosto raro in una dieta occidentale, si realizzano nei vegetariani ad esempio, oppure per riduzione dell'assorbimento intestinale. Questo può essere dovuto a cause svariate, di cui una delle più frequenti ultimamente si è visto essere il morbo celiaco. Diciamo che è molto facile diagnosticare l'anemia sideropenica, basta fare degli esami semplici, l'emocromo, si vede la riduzione degli indici eritrocitari nelle forme che durano a lungo, si vede la riduzione della sideremia, la riduzione della saturazione della transferrina e la riduzione della ferritina. Quello che è molto importante, come dicevo prima, è cercare la causa. Un'altra forma di anemia sideropenica, o meglio, di eritropoiesi in cui c'è una certa restrizione del ferro, come dicono gli anglosassoni, si realizza tutte le volte che si tratta un paziente con eritropoietina. C'è grossa esperienza, ad esempio, nel trattamento con l'eritropoietina ricombinante nei pazienti di insufficienza renale cronica. Questi soggetti sviluppano una carenza relativa di ferro, perché l'espansione eritropoietica indotta dall'eritropoietina richiede ovviamente un fabbisogno, una quantità di ferro molto maggiore di quella che può essere ottenuta soltanto con la semplice dieta.
Quindi è possibile al giorno d'oggi evidenziare anche queste situazioni non tanto con i parametri del ferro, ma grazie al contenuto di emoglobina dei reticolociti che può essere fornita da counter particolari. Quindi ci sono dei metodi che possono identificare queste particolari situazioni di carenza di ferro. Come si tratta la carenza di ferro? Ma il trattamento è molto semplice, nella maggior parte dei casi è sufficiente il trattamento per ossa, anzi è sempre indicato una terapia, diciamo, con ferro per via orale e si utilizza il ferro solfato, che è un preparato poco costoso e che in genere funziona molto bene. È soltanto scarsamente tollerato, soprattutto se al paziente non viene spiegato che deve partire da dosi basse, perché se si parte da una dose ridotta è più facile che non ci siano effetti collaterali, in quanto ci può essere una tossicità di tipo gastrointestinale. In alcuni casi, soprattutto nei soggetti che non tollerano il ferro per via orale, oppure che hanno un sanguinamento importante o che hanno una necessità di molto rapidamente reintegrare il loro patrimonio di ferro, si può utilizzare il ferro per via parenterale, ricordando che in questo caso la quantità di ferro può essere calcolata esattamente, mentre non sappiamo esattamente calcolare una quantità precisa nel trattamento per via orale, che deve essere sempre molto protratto perché non sappiamo quant'è l'assorbimento dei diversi soggetti, sappiamo calcolare precisamente la quantità di ferro che deve essere introdotto per via parenterale.